Buongiorno dalla Biblioteca di Concesio, sono Marco. Visto che in questi giorni non potete venire in biblioteca per prendere a prestito libri o anche per fermarvi a giocare, abbiamo pensato di proporvi dei giochi in scatola che potete fare da casa con le vostre famiglie e i vostri bambini. Potete direttamente stamparli da casa, si chiamano giochi print and play, quindi stampa e gioca. Servirà quindi solo una stampante per stampare qualche foglio A4 e per questo gioco che si chiama Knister, e ringrazio Marco Ghitti per avermelo consigliato, servono anche due dadi, quindi se li avete in casa magari da un altro gioco in scatola potete utilizzarli, oppure potete anche scaricare l'app Dice per poter simulare il tiro dei dadi. Comunque c'è scritto tutto qua sotto in didascalia, ma andiamo a vedere come funziona. Knister è un gioco a partire dagli 8 anni, dicono fino a 12 giocatori, ma in realtà non c'è un limite del numero di giocatori. Dovete fare una griglia da 5 colonne e 5 righe, in questo modo potete utilizzare anche un foglio di riciclo. E dovremo andare a scrivere dei numerini all'interno di ogni cella. Ci sarà un giocatore che dovrà tirare i dadi, li tira per tutti, in questo caso 2. Il risultato sarà sempre un risultato compreso tra 2 e 12. Dobbiamo scrivere il risultato in una delle celle e così via. Tireremo ben 25 volte. Andremo a scrivere i numerini fino ad aver completato, ecco 6 ad esempio, fino ad aver completato tutte le celle. 7. Alla fine, quando avremo completato tutta la griglia, andremo a determinare il punteggio. Come si calcola il punteggio? Si guarderanno le combinazioni per ogni riga e per ogni colonna. E in più anche le combinazioni delle due diagonali. Il risultato delle diagonali andrà moltiplicato per 2. Ma come vengono attribuiti i punteggi? In maniera molto semplice, molto simile anche al poker. Comunque nel regolamento c'è spiegato bene. Ad esempio, se avrò fatto una coppia, prenderò un punto. Se avrò fatto, ad esempio, un tris, prenderò 3 punti. Poi c'è anche, potrebbe esserci una colonna tutta con degli 8, ad esempio, e allora in questo caso prenderò 10 punti. In più ci saranno anche i full, la doppia coppia e anche le scale. Ricordatevi che vanno calcolati anche i punteggi sulle diagonali, che andranno moltiplicati per 2. In questo caso, ad esempio, una coppia varrà 2 punti invece che 1. Al termine della partita, dei tiri, si dovranno sommare tutti i punti fatti con le proprie righe, le proprie colonne e le due diagonali, e chi avrà totalizzato il punteggio maggiore avrà vinto. Questo è un esempio di punteggio. E questo era Knister. Buon divertimento!